A metà settembre i prodotti piani in acciaio al carbonio continuano ad essere i grandi protagonisti del mercato italiano dell'acciaio. Questi prodotti, infatti, anche questa settimana si sono dimostrati i più dinamici del comparto acciaio. In particolare, i colza caldo continuano ad essere il prodotto principe, con un incremento di 14 euro alla tonnellata nell'ultima settimana e di 83 euro alla tonnellata dai minimi dello scorso 16 giugno. Quindi, negli ultimi 3 mesi, il prodotto è salito di quasi 1 euro al giorno, tornando sui massimi che non si vedevano da agosto 2019. I derivati del colza caldo, ovvero il colza freddo e il colza zincato, sono saliti invece soltanto di 68 e di 70 euro la tonnellata e quindi mantengono ancora un potenziale latente compreso tra i 10 e i 15 euro la tonnellata che potrebbe esprimersi nelle prossime settimane. Guardando gli altri prodotti, notiamo che per quanto riguarda il comparto dei lunghi, le billette e il tondo arretrano leggermente di un paio di euro alla tonnellata rispetto alla scorsa settimana, mentre travi, laminati, vergella e rete salgono di pochi euro a tonnellata. I prodotti piani in acciaio inossidabile si stabilizzano sui livelli della scorsa settimana con delle oscillazioni minime, mentre per quanto riguarda il rottame, si nota una certa stabilizzazione con una lieve tendenza rialzista. Entrando nel dettaglio, il Sider Index nelle ultime 5 settimane ha sempre fatto registrare un piccolo aumento rispetto alla settimana precedente, ma in questo periodo è cresciuto solo del 4% rispetto al punto minimo. Quindi, come si può vedere, piccoli passi avanti, ma gli euro alla tonnellata recuperati sono ancora sostanzialmente limitati. Per tutte le informazioni sui prezzi e i mercati, cliccate su www.sider.com.